Presentato questo pomeriggio a Paternò all'interno del Piccolo Teatro il libro di Nino Gulisano, La salita del miracolo della vita, un libro autobiografico nel quale l'autore traccia le tappe più importanti della sua vita, dalla malformazione cardiaca sino all'operazione, poi l'affermazione nella sua vita professionale e politica e anche il drammatico omicidio del fratello per mano mafiosa. Questo vuole essere un viaggio della memoria della mia vita e l'ho intitolato La salita del miracolo della vita perché io sono nato con una malformazione cardiaca che non dovevo vivere fino a 7 anni. Nel 1959 fu il primo caso di operazione di cardiochirurgia alle Molinette di Torino dal professore Dogliotti, che mi ha consentito di continuare a vivere. E la salita? E la salita è stata la carriera della mia vita, che ho fatto dagli studi a quello del lavoro, a quello della politica, fino ad arrivare serenamente a queste condizioni della pensione che io definisco delle ferie permanenti. Di cosa parla il libro? E effettivamente è questo viaggio della mia vita, attraverso i momenti più significativi della mia vita, che sono fondamentalmente tre: i miei studi presso il seminario di Catania, il momento della mia attività lavorativa, che ho avuto la fortuna di lavorare all'interno del movimento cooperativo, che mi permise di arrivare fino ad una certa, a livello nazionale. Terzo momento è quello della politica. Io dal 75 al 90 sono stato consigliere e dall'86 all'88 assessore alle finanze del comune di Paternò. Nel periodo drammatico degli anni 80 della mafia a Paternò, io sono stato oggetto di un attentato personale e dopo un mese dal mio attentato è stato assassinato mio fratello, il quale dopo 32 anni non si è mai saputo né gli autori né i mandanti.